Buongiorno a tutti lettori e benvenuti sul canale. Io sono Annalisa e oggi sono qui per parlarvi di La vendetta della regina di Laura Taibi, secondo volume della serie Le terre dei dormienti. Prima di iniziare vi avviso che il romanzo è già online, potete già acquistarlo. Niente, se non avete ancora letto il primo volume della serie vi invito ad andare a leggere il primo volume o la mia recensione del primo volume che trovate nell'info box. Così appunto da farvi un'idea della storia e poi tornare qui per sapere appunto cosa ne penso del secondo volume. Bene, adesso direi di cominciare. È il secondo volume di una duologia fantasy young adult che mi ha veramente stupita ed emozionata. Vi ho già parlato del primo volume quando ho fatto il wrap up di non mi ricordo che mese, comunque ve lo lascio nelle schede. È tra i top 5 del 2017. Infatti, il primo volume della serie mi era piaciuto a tal punto da inserirlo in quella classifica. Quindi vi invito a vedere il video per saperne di più. Oggi sono qui per proporvi la recensione in anteprima del secondo volume e anche ultimo volume di questa duologia che mi è piaciuta tantissimo. Avevamo lasciato Jasper alla sua vita di tutti i giorni e lo ritroviamo 3 anni dopo con qualche esperienza in più e con ancora il ricordo vivido di ciò che è accaduto nelle Terre dei Dormienti. Jasper si renderà ben presto conto che niente è finito e tutto ciò che ha pensato di lasciarsi alle spalle sta per tornare come un incubo ad occhi aperti. Jasper non immagina neanche cosa si nasconde nei meandri delle Terre dei Dormienti, pronto a distruggere tutto ciò che ha costruito e tutte le sue certezze. Devo essere sincera, non sapevo come sarebbe potuta appunto terminare questa duologia, in quanto il primo volume, che mi era piaciuto tantissimo, era terminato, diciamo, con una strana pace. Un momento appunto di quiete che non sapevamo appunto quando e come sarebbe stato spezzato. E devo dire che Laura mi ha sorpreso con la conclusione che è riuscita a dare alla storia, perché è riuscita appunto a dare una conclusione e delle risposte a tutte le domande che erano rimaste aperte nel primo volume. Infatti questo romanzo ci viene appunto spiegata l'origine sia delle Terre dei Dormienti che della regina. Ci viene appunto raccontata la storia risalente appunto a migliaia e migliaia di anni prima, che ha portato alla formazione di questa terra e poi in seguito alla nascita della regina. Tra le tante cose, quella che più mi ha sorpreso di questo volume sono stati i riferimenti appunto a serie TV e a libri che chi più chi meno conosciamo tutti e che hanno reso appunto questo romanzo molto più realistico, in quanto vi erano riferimenti appunto a The Walking Dead e ad alcuni altri romanzi molto famosi. La cosa che mi è sempre piaciuta e che mi ha colpito nel primo volume è lo stile di Laura, che è appunto molto scorrevole e coinvolgente. Infatti io il romanzo l'ho letto in mezza giornata e non riuscivo letteralmente a staccarmi. È un romanzo non molto lungo, al di sotto delle 200 pagine, che però riesce a non farti pesare la sua lunghezza e appunto i capitoli volano uno dietro l'altro durante la lettura senza che io me ne sia accorta. Quindi, come vi ho già detto un miliardo di volte prima di questo video, vi consiglio vivamente di leggere questa duologia fantasy perché merita veramente di essere letta. È una storia ben studiata e ben organizzata, che non lascia buchi e che è molto originale soprattutto. Infatti non leggevo fantasy del genere da un bel po' di tempo e questo mi rammarica un pochino perché io amo i fantasy, è uno dei miei generi preferiti e mi dispiace un po' quando non riesco a trovare un fantasy adeguato al genere, e questo è proprio un fantasy con la F maiuscola. Quindi ve lo consiglio se ancora non l'avete letto, perché la storia è davvero coinvolgente e i personaggi sono molto ben caratterizzati, soprattutto il personaggio di Jasper, che io adoro, è un personaggio molto divertente e spiritoso. Non come Chad, che appunto è il più spiritoso tra i due, ma comunque riesce a dare quel tocco di allegria alla storia nonostante gli avvenimenti appunto molto tragici che appunto ci vengono descritti. Mi raccomando, leggete questo romanzo e il suo precedente se ancora non l'avete fatto, e invece se avete letto il primo romanzo e siete ansiosi di leggere il secondo, correte ad acquistarlo perché è già disponibile online. Fatemi sapere quali sono le vostre opinioni appunto sulla serie, se l'avete letta o se dovete leggerla ancora. Spero il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!